l'America è un paese molto molto difficile da comprendere o da mettere in una scatola. Il sogno americano che io ho conosciuto sulla mia pelle esiste perché qua l'individuo è arrivato da solo e da solo ha dovuto trovare il modo per essere qualcuno, ovvero dare senso al suo viaggio, al suo distacco dalla terra alla via, da quello che era stato, e l'unica forma di realizzazione morale era effettivamente proprio il denaro, cioè l'arricchimento è il valore morale più forte che si avverte vivendo in questo paese. Lavorare qui significa comunque accettare dei compromessi, la tua diversità viene rispettata, riconosciuta, però viene anche addomesticata. I film che io faccio e che ho fatto in realtà sono film italiani nella mia testa, cioè il modo in cui li approccio è come fossero film italiani che parlano inglese e che però devono sposarsi con la cultura. Cioè la mia unica preoccupazione grossa è quella di fare qualcosa che non sia autentico, per cui ho sempre fatto molte ricerche, poi sono molto spugnoso in questo senso, stando nel posto dove poi il film viene girato, sente qual è il perimetro, il loro modo di essere, e quando racconti la storia, in qualche modo, fino ad oggi, nessuno mi ha mai detto che c'erano stereotipi o che ero appunto italiano o che non era autentico. Quella è l'unica critica davvero che non ho mai ricevuto. Il mio lavoro si basa sulla conoscenza dell'umanità, cioè quello che faccio è raccontare le relazioni umane, quindi gli uomini, le donne, e la fatica anche di diventare uomini o donne, e lo struggimento della vecchiaia piuttosto che la scoperta della vita quando si è adolescenti. Lavoro con l'umanità fondamentalmente, e il lavoro parte quando inizio a scrivere una sceneggiatura e non si ferma mai finché il film non è finito. Cioè, non c'è solo il lavoro con gli attori, ma c'è il lavoro con la troupe, c'è il lavoro con chi mixa il film, c'è il lavoro con chi distribuisce il tuo film. Io ho sempre avuto la forza di pensare che comunque avevo un paese che è l'Italia, dove avrei potuto fare il ritorno quando avrei voluto, quindi questo mi ha dato la forza di fregarmene un po' della statura degli attori con cui ho lavorato. Francamente non ho mai avuto inibizione, ho parlato con Will Smith dal primo giorno allo stesso modo con cui ho parlato a Giorgio Pasotti quando feci con lui il mio primo film. Non ho mai avuto inibizione e non penso che mai l'avrò, finché avrò fiducia da parte dell'attore con cui devo lavorare. Se avverto, perché poi lo avverto immediatamente, che non c'è fiducia incondizionata e rispetto, allora ho altri problemi, ho problemi di relazione, perché ho bisogno che gli attori con cui lavoro comunque mi amino e si fidino, allora posso portarli dove neanche loro a volte sanno di poter andare, però sono fondamentali questi due elementi, fiducia e rispetto, che poi deve essere anche reciproco.